di rete fantasma, diverse nasse come potete vedere. Avremmo voluto fare di più, ma il nostro, infatti il nostro motto è più siamo, più puliamo, ma ovviamente abbiamo dato il massimo e siamo riusciti a pulire una porzione di scogliera. In realtà ci sarebbe ancora tanto da fare. E credo che in autunno faremo un'altra attività ambientale per ripulire completamente queste cigliate, che ritengo siano le più belle della costa ionica. Però negli anni passati sono state molto molto maltrattate, e adesso con la scusa che un ente parco ha finalmente messo le boe, dovremmo in futuro non vedere più boe e nasse all'interno del perimetro del parco marino Baia dell'Ippocampo. Questo è il nostro obiettivo. Nell'importante giornata dell'8 giugno, giornata mondiale dedicata agli oceani, noi abbiamo fatto nella Baia di Soverato un'importante attività subacquea ambientale, con l'intento di rimuovere dal fondo, dal fondale, nasse e reti cosiddette fantasma, perdute incautamente dai pescatori, che arrecano danni sistematicamente all'ecosistema marino. Quindi abbiamo lavorato su fondali abbastanza, con batimetrie abbastanza impegnative, tra i 40 e i 42 metri, dove ovviamente erano incassate nasse e reti, e il nostro impegno è stato soprattutto nel rimuovere queste dannosissime reti fantasma. Mi ritengo parzialmente soddisfatto perché ci sarebbe ancora molto da fare. Confido sul fatto che adesso nella Baia di Soverato, essendo un parco marino istituito tra l'altro nel 2008, ma solo recentemente sono state posizionate le boe che delimitano l'area del parco, che inizialmente era nato proprio per proteggere l'ippocampo, in quanto nella Baia di Soverato abbiamo entrambe le specie endemiche mediterranee dell'ippocampo, cioè sia l'Hippocampus hippocampus sia l'Hippocampus ramulosus. Quindi l'obiettivo era quello di salvaguardare quest'area, valorizzarla nel contempo, perché ovviamente più conosci e più ami il mare, e quindi valorizziamo con i nostri video, con i nostri filmati, con le nostre, diciamo, pubblicazioni, anche quello che è l'habitat e l'ecosistema marino e la grandissima biodiversità che ha il Mediterraneo e il nostro Mar Ionio in modo particolare. Per cui niente, noi non demordiamo, ovviamente ritorneremo sul fondo per continuare l'importante attività subacqueambientale, che ripeto, a quelle batimetrie tra i 40 e i 45 metri non è facile, però ecco, non gettiamo certo la spugna, continueremo sicuramente nel prossimo futuro in questo intento, in questo grandissimo lavoro, che è quello di fare una bonifica totale dell'area.